Oggi giornata di passione per le borse europee. Da Torino il segretario nazionale del sindacato dei bancari Fabi rassicura: per l'Italia nessun timore di contagio. Ludovico Fontana. Le banche italiane sono solide e meno esposte a turbolenze finanziarie, secondo la Fabi. In una giornata nera per le borse europee, il segretario generale del sindacato dei bancari sottolinea come gli istituti tricolori siano al sicuro grazie a una maggiore liquidità, a una vigilanza più attenta rispetto al passato e alla qualità del credito. Il combinato disposto di questi argomenti, buona parte tecnici e buona parte politici, ha fatto sì che le banche italiane sono fra le più solide al mondo. Ma lo scenario è complicato. Inflazione e carovita hanno eroso i depositi di famiglie e imprese del Piemonte di 2 miliardi nell'ultimo anno, meno 1,3% il dato italiano e meno 1,5%. Al congresso provinciale di Torino, il sindacato impegnato nel rinnovo del contratto nazionale evidenzia pure la crescente desertificazione bancaria. In regione hanno chiuso 158 sportelli nell'ultimo anno, sono calati dell'8% dal 2017. Non c'è più quel rapporto di vicinanza con la clientela che consente alle banche di diventare il riferimento per la clientela, il gestore dei loro risparmi. È vero che c'è stata una spinta tecnologica molto forte data anche dal periodo emergenziale, ma non tutti ovviamente hanno una dimestichezza tale da poter completamente sostituire gli sportelli bancari nella loro operatività normale.